Gigi Manzione è uno dei più noti imprenditori turistici del Gargano. Si avvicina a una nuova stagione estiva, l'Europa pare voglia aprire al pass Covid, al certificato vaccinale per ripartire, per accontentare un po' tutti coloro che hanno voglia di muoversi. Lei cosa ne pensa e Vieste come si sta preparando? Allora, per quanto riguarda il pass Covid, penso che sia cosa buona e giusta, mi meraviglio che sono passati mesi da quando se ne stava parlando, però di carta non abbiamo visto niente ancora, come e chi lo deve fare, com'è. E mi sembra che sia una cosa di buon senso che permetta a tutti di potersi, a chi ha voglia di andare anche all'estero, che è l'unica soluzione, però penso che ci vorrà ancora del tempo affinché venga questo. Se lei o anche chi ci ascolta, chi ci vede, le ultime notizie che sono venute fuori in questo momento è che l'Inghilterra ha bloccato tutti, ha consigliato e bloccato di non andare all'estero, pena 5.000 sterline, una cosa del genere. La Germania la stessa cosa, ha bloccato. Noi qualche operazione, rispondo alla sua ultima domanda, qualche prenotazione per la Pentecoste l'abbiamo, però tutto il lavoro che era stato programmato in questi anni, da diversi anni, sia con l'Inghilterra che con la Germania, da aprile a maggio, e per chi lavora con gruppi con i gruppi essenzialmente di anziani, è saltato tutto, quindi è rimasto, devo dire, c'è una speranzuola, è rimasta tutta la programmazione delle stesse agenzie che lavorano, diciamo, in testa aprile-maggio, ed è rimasta le prenotazioni fine settembre-ottobre. Speriamo che se ci saranno i numeri come l'anno scorso possiamo recuperare un qualcosina. Tenga presente che noi l'anno scorso abbiamo aperto a luglio, fine giugno, primi di luglio. Però per gli alberghi penso che la situazione sarà molto complicata, perché c'è voglia di aria, c'è voglia di spazi, quindi dovrebbero, se sono le condizioni, ripeto sempre, se sono le condizioni come l'anno scorso, avere più fortuna in questo momento i campeggi, i villaggi, perché sono intrinsecamente come concetto di vacanza è quello dell'aria aperta, e quindi questo potrebbe essere la differenza. Per gli alberghi prevediamo un po' di affanno all'inizio e poi sperando che sia come l'anno scorso. Non ultimo, e se dovessero, già c'è l'utilizzo dei buoni vacanza che non sono stati consumati l'anno scorso, quelli hanno dato una grossa mano l'anno scorso, si possono utilizzare anche quest'anno fino al 31 dicembre, non sappiamo se la rifinanziano, però stante come stanno da quello che si dice di rumors della politica romana, Draghi non pare che sia intenzionato a dare prebende gratis. Quindi si prospetta un'altra stagione estiva all'insegna del turismo di prossimità? Sicuramente sì, bisogna vedere, cioè le avvisaglie dobbiamo averle a maggio, la Pentecoste, se riescono. L'anno scorso per esempio i tedeschi si sono mossi, e da quello io ho partecipato con la mia federazione nazionale a diverse riunioni, sia con la Danimarca, che c'è voglia di muoversi, c'è voglia di uscire, per quanto riguarda il settore del turismo all'aria aperta c'è tantissima, ci sarebbe possibilità per tutta l'Italia, sto parlando di est per quello che riesce a prendere, tenendo presente che siamo sempre da Monaco di Baviera qua sono 1200 km, quindi poi i costi della benzina, comunque si può fare qualcosa. È ottimista? Beh, senta, è certo che uno deve essere ottimista, perché sennò ci dobbiamo suicidare, quindi non vale la pena. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto e andiamo avanti. Altre cose non. Poi sperando, e nel passaporto vaccinale, e che ci facciano i vaccini anche nelle aziende, nelle nostre aziende. Noi anche così abbiamo dato anche la disponibilità
però lì ci sono delle problematiche, chi deve fare i vaccini anche nelle aziende, noi siamo disponibili a tutto, pur di risolvere i problemi, però leggevo qualche circolare dell'IP piuttosto che dell'INARI che per la privacy eccetera eccetera e torniamo sempre a bomba, i meccanismi farraginosi o la burocrazia chiamate che si intrecciano uno con l'altro, non si può, è difficile andare avanti. Intanto nelle altre nazioni si stanno organizzando, per esempio la Grecia mira a vaccinare tutti, l'Andalusia offre pacchetti con anche la vaccinazione anti-Covid, così come le isole Mauritius e l'Italia. La Spagna che con la TUI ha aperto i voli sulle Canarie, mi sembra, o Ibiza piuttosto. E in Italia noi facciamo i programmi, il PIL che produce il turismo sta lì, lo sanno tutti quanti, però noi stiamo così. Che le devo dire? Io non sto nella stanza dei bottoni a loro. Ma il problema è questo, ma come la nostra categoria, sono le categorie più svariate. Veda per esempio le città tipo Milano, Venezia, Firenze, stanno morendo, se non si rimette in funzione il meccanismo. E poi da lì c'è tutto l'indotto, i bar, i ristoranti, gli alberghi, le fiere, se non si rimette in moto tutto l'indotto. Non andiamo ai cinema, piuttosto c'è tutta una cosa, poi benissimo, li facciamo venire. Possiamo fare animazione, possiamo fare gli spettacoli, che cosa dobbiamo fare? Li mandiamo solamente al mare, poi li diciamo state vintenni. Quindi ci vuole la vaccinazione, i vaccini ci possono dare la grossa risposta che noi attendiamo per poter ritornare, quantomeno il pensare di ritornare a una vita abbastanza normale. No? Qui non si chiede più di tanto, non si chiede. Intanto a giugno dovrebbe aprire l'aeroporto di Foggia. Sì, ci auguriamo. Ci auguriamo, però anche lì sono fuorito di buoni pensieri, perché per come stare le compagnie aeree in questo momento, io leggo di compagnie, c'è un mercato, un fiorente mercato dell'usato di aerei che è da paura e immagino quanto costa tenere fermo un aereo in una pista di un qualsiasi aeroporto, solamente si parla di 2-3 mila euro al mese per tenerlo fermo lì, più tutti i costi motori eccetera eccetera, quindi anche lì speriamo nel prossimo futuro che ci sia l'aereo piuttosto che EasyJet oppure qualche compagnia italiana seria che ci faccia, perché le potenzialità e le possibilità ci sono, allora, anche per l'agroalimentare che potrebbero essere per esportare tutti i nostri prodotti agricoli fuori, quelli deperibili, è una cosa molto, molto interessante. Quindi Camera di Commercio, se ci sei, batte un colpo, Confcommercio, tutti quanti, anche noi operatori, tutti quanti dobbiamo vedere come fa, e tutti i comuni interessati, senza fare distinguo però.